Nonostante i gravi danni provocati dal terremoto, un'azienda di Concordia sul Secchio nel Modenese ha presentato il proprio bilancio in positivo. Ce ne parla Paolo Pini. Le cooperative possono essere parte integrante della ripresa nelle zone terremotate e chiedono allo Stato di poter usare gli utili destinati alla riserva per la ricostruzione. La proposta arriva dall'Assemblea annuale della CPL di Concordia, cooperativa multi-utility con 1.500 addetti e 80 società controllate, 388 milioni di fatturato, assemblea che a causa del terremoto è stata spostata al Forum Monzani di Modena. Per i prossimi 3 anni, per i prossimi 5 anni, anziché versare allo Stato l'importo fiscale, lo accantoniamo a riserva indivisibile, quindi non nella disponibilità dei soci. E quindi abbiamo ricostituito le risorse per fare fronte immediatamente ai danni subiti dal terremoto. La CPL ha mantenuto tutti gli impegni produttivi spostando uffici e officine dentro 150 container a riparo dal sole sotto i tendoni, tra i quali quelli di un circo. All'assemblea erano presenti anche l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti e il presidente di LegaCoop Poletti, che condivide la proposta di utilizzare le riserve obbligatorie per sostenere la ripresa nelle zone colpite dal terremoto. Magari adottando strumenti che consentano non tanto di privatizzare quel vantaggio, ma di usarlo veramente di fronte alla necessità di ricostruire aziende, di ricostruire case, di fare cose in positivo. Per Tremonti si rischia una dittatura dettata dall'economia, servono scelte a favore delle persone per rilanciare la produzione. Con il commissariamento dei governi da parte della finanza, in nome e per conto della tecnica e del denaro, beh, è la dittatura del denaro. C'è un limite a tutto. Un conto è pagare gli interessi sui debiti, devi farlo, un conto è pagare alla speculazione quello che non le è dovuto.